Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi a questa iniziativa. Ringrazio innanzitutto la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il magnifico Rettore della Università Bocconi Gianmario Verona. Abbiamo anche la CONSAP e i tre protagonisti di questo accordo che siglato nel 2018, ha portato all'elaborazione dello studio che oggi viene presentato dalla Università Bocconi. E saluto tutti i relatori e i partecipanti. L'accordo aveva e dà lo scopo di arrivare ad un'elaborazione di uno studio che, se da un lato puntasse a valorizzare l'attività del fondo e del commissariato per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, dall'altro ponesse in evidenza i margini di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, un tema che ci è molto caro e che ci vede sempre impegnati, sia nell'attività del commissariato e delle prefetture. Usura ed estorsione, reati gravissimi e odiosi, in questo momento spie particolarmente significative di fenomeni patologici che la pandemia e il post-pandemia potrebbero rendere ancora più gravi. Grazie a tutti, ma grazie in particolare alla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha voluto essere qui con noi e alla quale cedo la parola. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Ecco, grande piacere oggi che ho accolto l'invito ad essere presente a questa, in occasione della presentazione di questo interessante studio sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, elaborato dall'Università Bocconi con il coordinamento della professoressa Montani, che ringrazio unitamente a quanti hanno concorso alla sua stesura. La pubblicazione si propone, a distanza di 30 anni dall'istituzione del fondo, di analizzarne le attività, promuovendo nel contempo una riflessione sui possibili interventi diretti a innalzare l'efficienza e l'efficacia quale fondamentale strumento di solidarietà sociale e di diffusione della legalità. Questo studio e le sollecitazioni che potranno derivarne assumono particolare rilevanza in un momento particolare, quale quello che stiamo vivendo, che è quello della pandemia. L'emergenza Covid ha prodotto tra i suoi effetti collaterali una crisi economica che ha determinato e determina una forte domanda di liquidità da parte delle famiglie e delle imprese. È alto e il rischio è che le persone colpite dalle ricadute economiche della pandemia, ove non percepiscano la presenza forte dello Stato in termini di sostegno, di solidarietà, possano poi rivolgersi a quel mondo sommerso pronto a offrire delle soluzioni alternative, apparenti, soluzioni apparenti a tutti i problemi, infiltrandosi e inquinando l'economia legale. Ma come ho avuto anche più volte modo di affermare, chi si rivolge alla criminalità organizzata entra in un meccanismo perverso che lo priva dei suoi diritti e delle sue libertà. In questa fase è dunque fondamentale come non mai la presenza dello Stato. Le istituzioni devono saper ascoltare, intercettare le esigenze dei cittadini prima che la criminalità organizzata, forte della propria capacità pervasiva,
che le deriva dalle enorme disponibilità di denaro, possa intervenire e soddisfarle come una sorta di welfare alternativo. E le risorse che lo Stato può mettere in campo sono tante, e penso in primis a quelle contenute nel Recovery Fund e a tutte le iniziative di sostegno all'economia poste in essere in questo periodo dal governo. Ma penso anche al fondo di solidarietà, quale fondamentale e concreto strumento di sostegno ai cittadini che si ribellano al racket e all'usura. In questo momento storico ha dunque particolare importanza ogni contributo di pensiero, che quindi è importante oggi questo incontro, da cui possa derivare un potenziamento anche dell'efficacia di questi strumenti che noi abbiamo e che dobbiamo utilizzare. Una più ampia diffusione della conoscenza del fondo e un suo migliore funzionamento in termini di tempi, di modalità, di trattazione delle istanze possono concorrere anche a vincere la diffidenza nei confronti delle istituzioni, che è tra le cause della scarsa propensione delle vittime alla denuncia. E facendo leva attraverso il fondo sulla garanzia della protezione dello Stato nei confronti di chi decide di collaborare con le istituzioni nella lotta contro la criminalità, è realmente possibile incentivare l'emersione dei reati di estorsione e di usura. Certo, il fondo non è sufficiente, questo ne siamo consapevoli, una più ampia emersione del cosiddetto numero oscuro dei reati esige la creazione in sinergia con l'azione repressiva condotta dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, di una rete di solidarietà che prospetti alle vittime la concreta possibilità di bilanciare i costi e i benefici che la scelta che ognuno decide di fare comporta. Occorre favorire certamente l'accesso al credito legale delle imprese e delle famiglie, anche assumendo iniziative con le associazioni bancarie, e occorre promuovere anche e sostenere l'associazionismo anti-racket e anti-usura. L'esperienza insegna che le associazioni svolgono un fondamentale ruolo di supporto della vittima, accompagnandoli nel percorso che porta alla denuncia e anche affiancandola durante il processo penale tramite la costituzione di parte civile, guidandola e assistendola anche nella presentazione dell'istanza di accesso al fondo e anche addirittura supportandola nel percorso di reingresso nell'economia legale. Bisogna fare certamente appello a quello che è il senso di responsabilità, al senso civico dei cittadini, perché è necessario che accanto alle istituzioni ci siano i singoli consociati concorrano a sostenere le vittime dei reati nel difficile percorso di reingresso nell'economia legale, evitandone l'isolamento e la marginalità nelle comunità di riferimento. Questo purtroppo noi sappiamo che accade, soprattutto coloro che vivono questo problema e che cercano di porre la propria esperienza a servizio degli altri. Ritengo tuttavia, pur nella innegabile complessità del fenomeno, che il fondamentale resti il ruolo del fondo, quale manifestazione tangibile della presenza dello Stato, della presenza solidaristica dello Stato, a fianco di chi si ribella al racket e all'usura, fenomeni odiosi da cui poi è difficile uscire. E questo, d'altra parte, è quello che emerge anche dallo studio della Bocconi, che offrirà, ne sono certa, degli utili spunti di approfondimento e rappresentando anche senz'altro un valido contributo all'opera di prevenzione di questi fenomeni di racket e di usura e soprattutto di solidarietà nei confronti di chi ne resta vittima. Quindi io davvero sono oggi molto lieta di essere qui con voi, anche se
mi scuso che dovrò purtroppo interrompere tra poco il collegamento per altri impegni che avevo, ma ci tenevo ad essere presente un po' perché la Prefettura di Milano me la sento ancora un po' mia, quindi le iniziative che vengono adottate poi mi fa molto piacere seguirle da vicino. E quindi vi auguro davvero una buona giornata e grazie per questo invito che certamente porterà delle valutazioni e anche dei progressi nella normativa che noi dobbiamo sempre seguire con attenzione, soprattutto in un momento difficile come quale è quello odierno. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie signora Ministra, anche a nome di tutti, sia per aver sottolineato con la presenza il valore che attribuisce a questo argomento, sia per il messaggio forte e determinato, tutt'altro che formale dell'intervento, e anche per il legame con Milano che noi ci teniamo stretto. Grazie, e restando a Milano chiedo al magnifico rettore di portare il suo saluto. Grazie.